Ciao a tutti da Marco Domiconi, il vostro consulente musicale preferito. Oggi parliamo di indie rock, non di gruppo, ma di un genere. Indie rock è quel genere musicale che raggruppa tutti i gruppi che non incidono per le major, cioè le case discografiche più interessate ai profitti, alle statistiche, per esigenze, ovviamente i costi elevati, perché le major sono case discografiche molto grosse, mentre le indie no, sono piccoline e tutti e danno molta più importanza alla creatività e non tanto al profitto. Da qui indie indipendenti o indie rock. Questi sono i Tame Impala, una band indie rock emergente molto interessante. Il titolo è Let It Happen di Tame Impala. Australiani Tame Impala, eh? Cambiamo genere, più elettronici, Golden Filter da New York City. Cantante Penelope Traps. Solid Gold il titolo di questo pezzo, Golden Filter. Cosiddetto suono synth-pop, molto anni 80, quasi italo disco. Italo disco era un genere che andava negli anni 80, produzioni italiane dance, caratterizzati questi suoni elettronici, sviluppati, molto semplici. Solid Gold. The Golden Filter. Questi usati moltissimi per sfilate, perfetti. Cambia ancora, passiamo agli Austra, un gruppo musicale elettronico canadese formato a Toronto nel 2009. In particolare stiamo ascoltando un remix, cioè una base più elettronica creata da un DJ che ha remixato, appunto, ha cambiato la base, batteria e basso, mettendoci una base più elettronica sotto. Austra. Al suo esordio la formazione è composta da Katie Selmanis e Maya Postepsi, cofondatrice dei Trust, e Dorian Wolf degli Spiral Beach. Sono dal vivo sotto il nome Private Life. Scoperto che veniva già utilizzato questo nome in un'altra band, cambiano nome in Austra, il nome della dea della luce della mitologia lettone. Alla formazione originale si aggiungono poi in seguito le coriste gemelle Sari e Romy Lightman e il tesserista Ryan Wozniak. L'album di debutto degli Austra, Feel It Break, viene pubblicato il 17 maggio 2011. L'album si posiziona fra i finalisti al Polaris Music Prize, ma il premio viene vinto dagli Arcade Fire, che vi ho fatto sentire all'inizio della puntata. Telegram comunque definisce gli Austra come una band da tenere d'occhio. Il loro secondo album Olympia viene pubblicato il 18 giugno 2013 e il primo singolo tratto dell'album è Home, distribuito il 7 marzo 2013. Interessanti questi Austra dal Canada, formati nel 2009. Voce molto particolare questa di Claire Boucher, nata il 7 marzo 1988, spesso conosciuta col nome di Grimes, dal Canada. Non è solo una cantante, ma è anche un music video director, un regista video musicale. Nativa di Vancouver, nel 2006 Grimes inizia a registrare musica sperimentale, mentre frequentava il college a Montreal. Presto venne coinvolta nel circuito underground electronic musicale e industriale, i suoni tratti da fabbriche come martelli pneumatici, seghe circolari. Nel 2010 album di debutto, vince il premio Guidi Primes, seguito del premio Alfax,
Qui incide per la 4AD, una prestigiosa etichetta discografica. Album di debutto Visions 2012. Critica li acclama moltissimo questi Grimes. New York Times dice uno dei più impressionanti dischi dell'anno. Atipiche combinazioni di elementi vocali, arrangiamenti industriali, elettronici, con misture di hip hop, R&B, noise rock e musica medievale, pensate. Erano i Grimes. Questi invece si chiamano East Tropical, un gruppo musicale di electro dall'Inghilterra, formati a Londra, attivi dal 2009. East Tropical. East Tropical. Cambia con i Kaiser Chiefs. Scusate, ho sbagliato. Kings of Leon. Dagli Stati Uniti. Composto dai fratelli Caleb Followill, Ivan Nathan Followill e Michael Jared Followill. Insieme al loro cugino Matthew Followill. Dal 99 in attività. Kings of Leon. Rock alternativo. Sound rock, cioè rock sudista. Ricordate i vecchi Lynyrd Skynyrd? Riprendono loro un po' queste scene. Kings of Leon e un po' di garage rock. Of Leon. Crawl. Si cambia ancora. Soul Walks dal Belgio, formati nel 95. Passa ai Fratellis, un gruppo musicale indie rock scozzese, formato in Glasgow nel 2005. 5 album pubblicati. Energia. Fratellis! Brano famosissimo questo dei Killers. Call came down the line, up to the platform of surrender. Vengono dagli Stati Uniti, particolare da Las Vegas.
Dal 2001 in attività, 8 dischi pubblicati. Killers, yeah. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. Un grande successo questo dei Killers. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Human, Brandon Flowers, Dave Koenig, Ronnie Vannucci, Stati Uniti, Las Vegas, Killers. In ginocchio aspettando la risposta, le risposte. Siamo umani o siamo ballerini? Cosa siamo? Ernie Killers. Passiamo agli Stripes, un gruppo musicale rock irlandese, attivi dal 2011 al 2018. Love's easy on the wrist, too heavy for the Stripes. Behind confident lines, but you're losing your mind. She makes you go. Il loro genere viene definito come mod revival, pub rock, rock and roll, indie rock, blues rock, hard rock, un gran mischione. Diciamo indie rock in generale, va bene? Erano gli Stripes. Cambiamo completamente con i Trash Palace. Già fecero qualcosa con Brian Molko di Placebo e Asi Argento. In realtà è una specie di DJ questo Trash Palace, in attività dal 2000. Pop elettronico. Il suo vero nome è Dimitri Tikovoi. Trash Palace. His delicious apparatus would flutter and tremble after pubic worship. He would freeze it in a jar and sell it to celebrity lesbians. Good work if you can get it. Good work if you can get it. Good work if you can get it. Erano i Trash Palace. Prendiamo qualcosa di più tradizionale con Ravionets dalla Danimarca, formato da Shun Rose Wagner e Sharin Poo. La loro musica si ispira alle sonorità shoegaze, come vi ho spiegato già in una puntata precedente. Lo shoegaze è quel filone nato negli anni 90 con chitarre molto distorte e l'abitudine dei cantanti di guardarsi le scarpe durante le esibizioni dal vivo. I gruppi noti dello shoegaze furono i My Bloody Valentine, così pure i primi lavori di Jesus and Mary Chain. E queste Ravionette recentemente hanno ripreso questo genere. Si ispira molto alle sonorità shoegaze, con distorsioni molto accentuati alle chitarre. Le parti vocali richiamano molto gli Everly Brothers, un gruppo degli anni primi 60 americani. Dalla Danimarca, Ravionets. Parlavamo di shoegaze, ecco qua, è My Bloody Valentine, dall'Irlanda. Sono considerati una delle band più importanti dei primi anni 90, nonché fondatori del genere appunto shoegaze.
13 album pubblicati. My Bloody Valentine. My Bloody Valentine. Vennero definiti appunto shoegaze, noise pop, dream pop, rock sperimentale e post punk. I membri erano Blinda Butcher, Kevin Shields, Colmo Klosowicz, Debbie Coog, David Conway e Tina Darkin, My Bloody Valentine, fondatori dello shoegaze. Cambia corno con i Two Door Cinema Club, vengono dal Nord Irlanda. Formato nel 2007 da Alex Trimbley, Sam Halliday e Kevin Baird, i Two Door Cinema Club. Finora hanno pubblicato 4 album in studio e 3 EP. EP sta per Extended Play, una sorta di 45 giri ma con più canzoni. Piccolino però. Extended Play vuol dire suonata estesa. I 45 giri durano 3 minuti da un lato, 3 minuti dall'altro, i vecchi 45 giri. Invece che extended play duravano un po' di più. Questo è un 45 giri, si usava negli anni 60, 70, 80. Prendeva due hits, una di qua e una di là. Extended play erano uguali, ma con 4 canzoni anziché 2. Two Door Cinema Club, formati in Regno Unito, Bangor nel 2007. Cambiamo ancora genere, Ernest Wenridge Green, più noto con lo pseudonimo di Washed Out. Quindi dagli Stati Uniti, musica elettronica, a 37 anni. Il suo genere vengono definiti come chill wave, synth pop, dream pop, bassa fedeltà o lo-fi, low fidelity, volutamente di cattiva qualità. Molto interessante questo Washed Out. Cambia con gli X Ambassadors, anche indicati come XA, un gruppo musicale indie rock statunitense originario di Ithaca e attivo dal 2009. Hanno raggiunto il successo anche in Italia grazie al singolo Renegades del 2015. X Ambassadors. Due album pubblicati in tutto. Composto da Adam Levin. Casey Harris, Sam Harris e Noel Feldu. X Ambassador. Cambiamo con i Touring Breaks dall'Inghilterra. Si sono fondati nel 99 da Only Nights. Chitarra e voce. E Gail Pagliarano, chitarra e voce anche lui. Touring Breaks.
Sono formati nel 2003 a Brighton. Era Painkiller dei Touring Breaks. After the disco. Questi Beach House vengono da Baltimora, composti da Victoria Legrand e Alex Scully. Beach House. See the Beach House. Somebody's child, nobody made you. It's not what you stole, it's what they gave you. Dolcissimo. Consigliatissimo a chi piacciono questi suoni dream synth pop dei Beach House. Suonata mentre ero il Moscone, On the Sea si chiama, bellissima, era perfetta quella immagine mentre remavo col Moscone. Questo brano, Beach House, On the Sea, brano famosissimo dei Train, Calling Out an Angel, già famoso per uno spot pubblicitario di un'assicurazione di una decina, 15 anni fa. Train. Vengono dagli Stati Uniti, da San Francisco. E hanno vinto 3 Grammy Awards. Primi 10 posizioni del Billboard 200. Oltre 4 milioni di copie vendute. In attività dal 93. 8 album pubblicati. L'anno famosissimo era Drops of Jupiter, ve lo ricordate? Cambiamo completamente con i FKA Twix, pseudonimo di Thalia De Brett Barnett, nata il 16 gennaio 88, cantautrice, musicista e ballerina britannica. Cresciuta a Tewkesbury, cittadina della contea inglese di Gloucestershire, diventa una ballerina di seconda fila di 17 anni. Poi si è trasferita a Londra, Sud, e fece il suo debutto nel mondo della musica con l'Extended Play EP1 e EP2, pubblicate rispettivamente nel 2012 e 2013.
ricevette il plauso della critica e del pubblico con il suo album di debutto nel 2014. I suoi lavori sono stati descritti come una fusione di generi, passando fra diversi stili come la musica elettronica, il trip hop, l'R&B e la musica d'avanguardia. FKA Twix. Veramente particolare. Passiamo a un'altra band chiamata Nudes, ma non è scritto con la U, è scritto con la B di Verona. NBDES. Il progetto sperimentale di indie pop, di indie elettronica e electropop, creato nel 2015 con sede a Los Angeles, California. Questo riff ricordava Mascherona dei Neck. Da Los Angeles, California 2015, i Nudes. Cosa abbiamo sotto che sta arrivando? Missione l'ho mixata in battuta questa. Ho dovuto accelerare un pochettino per stare in battuta. Si chiamano Dandy Worlds. Diventati famosi grazie a uno spot pubblicitario, telefonia. Vengono da Portland, Oregon. Rock alternativo, Dandy Worlds. Brano adoro mixarlo con Sympathy for David dei Rolling Stones. Originalmente composta da Courtney Taylor, Taylor e zia McCabe. Dandy Worlds. Undici album pubblicati dal 1993 ad oggi. Bohemian Like You Day, Dandy Worlds. Rallentato di nuovo, sentite, stop. Si cambia, Beirut dagli Stati Uniti, 2006, progetto musicale solista di Zachary Francis Condon, che si è evoluto in seguito una band guidata dallo stesso Condon. Beirut. Attività dal 2006, 5 album pubblicati. Beirut. Assai particolari perché mischiano musica balcanica, world music, quindi musica etnica in generale, indie folk, elettronica, pop barocco, pensate un po'. Beirut. I membri sono Zachary Francis Condon, Nick Petrie, Heather Trost. Si chiamano Beirut. Giuseppe, una volta per una sfilata. Si cambia completamente con i Glass Candy. Andrò alla ribalta grazie al film, non mi ricordo più, Drive, penso, con quell'attore molto conturbante che a Martina piace molto. Simone Glass Candy. Vengono dagli Stati Uniti, musica elettronica, da Portland, Oregon. Attività dal 96. Molto interessante se vi piacciono i suoni definiti sintopop o italo disco. Un po' di rock elettronico, un po' di dance punk, art punk e glam punk e di electro clash. Glass Candy. Colonna sonora già del film Drive. Love's in the air. Ooh, oh, oh, oh.
Glass Candy. Stiamo trasmettendo dal vivo una puntata dedicata all'indie rock e ora stiamo ascoltando i Glass Candy. Il pubblico da fuori ci sta filmando, salutiamo in diretta, ciao. Andrea in onda su Instagram, Facebook, YouTube. Programma dedicato all'indie rock, grazie per il filmato. Rimaniamo sul tema synthpop con i Chromatics dagli Stati Uniti, da Portland, attivi dal 2001, 4 album pubblicati. Anche loro vengono definiti synthpop, rock elettronici, indie rock, dream pop, no wave, i Chromatics. Anche loro inseriti nella colonna del film Drive. Molto interessante, se vi piacciono questi suoni, alla Grimes come prima. Mi assento e alzo un po' il volume perché questa musica va sentita a volume alto. Molto meglio così. Si cambia ancora. Questi si chiamano Le Au Revoir Simone. Sono un gruppo musicale indie pop americano nato nel 2003 a Williamsburg, Brooklyn. Il gruppo è formato da 3 ragazze: Erica Foster, Annie Hart e Heather D'Angelo. Si chiamano Au Revoir Simone, dagli Stati Uniti. Sono formati nel 2003, fanno una sorta di indie pop, dream pop, synth pop anche loro. Facciamo qualche altro band di questo filone che stanno benissimo. Queste sono un po' più aggressive, si chiamano Lady Tron, dalla Gran Bretagna, da Liverpool, città dei Beatles, formate nel 99. Il gruppo ha preso il nome dalla nuova canzone di Roxy Music che era presente nell'album di debutto del 72, Lady Tron. Lady Tron, famosa anche per una cover degli Human League, Open Your Heart, forse più bella dell'originale. Hanno questa caratteristica un po' wave grave, l'onda della bara, come viene chiamato questo filone, un po' vampiresco, dark noir, gotico, mischiato a questi suoni più synth pop, dream pop, come i gruppi precedenti. Lady Tron. We give your hearts the Lady Tron. Molto interessanti. Trasmissione dedicata all'indie rock e tutto ciò che è affine. Come sentite, non è un genere musicale, ma uno scatolone. Broadcast dall'Inghilterra, musica elettronica, vengono da Birmingham. Fondatori del gruppo erano Trish Kinnan, Roy Stevens, Tim Felton e James Cargill. Alla batteria si sono alternati Keith York, Phil Jenkins e Jeremy Barnes. Il loro genere viene chiamato pop psichedelico, dream pop, avant pop, space age pop. Si chiamano Broadcast. To show that I know how this goes.
Vengono da Birmingham. Si cambia ancora? Attenzione, questa è famosissima. M83. Già con la sonora del film Oblivion con Tom Cruise, fantascienza. Alla voce abbiamo una spettacolare cantante norvegese. Vediamo se la riconoscete. Ha lavorato spesso con i Rockstop. Loro si chiamano M83. Spettacolo. Gli M83 vengono dalla Francia. Formati nel 99. 12 album all'attivo, loro hanno un filone chiamato synthpop, shoegaze, dream pop, post rock e musica d'ambiente. M83. Lei è Susanne Sandfor, una cantante norvegese assai nota per le sue particolari doti vocali, molto coccolata, amata da artisti come i Rockstop. L'hanno utilizzata nel suo ultimo disco, Susanne Sandfor. Questa è la canzone del film Oblivion. Ottimo connubio M83 e Susanne Sandfor. M83 con Susanne Sandfor. Si cambia ma non troppo. E veniamo sul genere synthpop italo disco. Base tipicamente italo disco anni 80 alla 900. Lei si chiama Sally Shapiro dalla Svezia. Il vero nome di Sally Shapiro non si sa, è ignoto. Non ha voluto dirlo. Sally Shapiro dalla Svezia. Tipico suono italo disco anni 80. La loro musica viene spesso classificata come italo disco o indie pop. È un nostalgico e malinconico tributo a stili per lo più diffusi negli anni 80 come dance pop e synthpop. Tra i particolari più caratteristici del loro stile vi è la voce delicata della cantante Sally Shapiro. Siamo sul filone dream pop con Golden Filter. Duo di musica elettronica fra australiano e americano. Anche qui synthpop, new disco, techno disco, che dir si voglia. Visto che ho menzionato Susanne Sandfor, ve la ripropongo, anche se l'avevamo già suonata in una puntata dedicata alla musica elettronica nordica, in questo caso i Rockstop della Norvegia. Running to the Sea, brano stupendo,
dal loro ultimo album, il Roy Xop, ospite d'onore Suzanne Sanford. Roy Xop. Mi ricordo quando correvo verso il mare. Da sole accecata dalla paura. Roy Xop. Anche dal vivo è eccezionale questa Susanna. Doti vocali notevoli. Non per niente Tom Cruise l'ha voluta per la colonna sonora del suo film Oblivion, assieme agli M83 francesi. Io poi adoro i Roy Xop. La Norvegia. This song is dedicated to my friend Troll from Norway. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata all'indie rock e tutto ciò che accomuna gruppi, artisti non legati esclusivamente alle vendite dei dischi ma alla creatività. Poi un disco bello vende comunque, ma le etichette indipendenti sono importanti per dare spazio a tutti questi artisti di esprimersi come meglio preferiscono. Ciao a tutti! Chiudiamo con questa cover dei Depeche Mode, Strange Love, non male. You have to make this life livable. When you think you had enough of your sealed love, take more than questa puntata la dedichiamo anche a mio cognato Pepo, che tanto lavora per aiutarmi a creare questi podcast video dedicati alla musica di cultura. Ciao a tutti da Marco Domeniconi. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.